Cari amici, oggi siamo in provincia di Reggio Calabria, esattamente ci troviamo a Drosi, un appuntamento speciale diverso dal solito. Siamo in una frazione di quella che è un paesino della piana, che è Rizziconi, e quest'oggi noi siamo veramente degli ospiti naturalmente abbiamo ricevuto l'invito di una persona veramente importante che poi tra poco vi faremo conoscere. Ma la cosa altrettanto importante, l'onore che ho oggi io, è di avere accanto a me anche la nostra deus ex machina, la nostra segretaria di produzione, che ormai è un tutt'uno con la Graziano Tomarchio Production. Quindi insieme a lei oggi parleremo di questo evento che racconteremo appunto qui dal territorio di Drosi. Intanto ben trovata Dominga, quest'oggi siamo a Drosi? Eh sì, caro Alberto, ci troviamo a Drosi in questo ridente paesino, naturalmente ospitati dal nostro amico Mafrici, dal professor Mafrici, dove parleremo un pochino delle tradizioni, vengono sempre continuate nei paesi rispetto, diciamo, magari alla città. Si parlerà un pochino di sport, si parlerà di tradizioni, si parlerà di cultura, di cucina, quindi vedremo dopo, renderemo partecipi ai nostri telespettatori il proseguo della giornata. Sì, diciamo pure che il professore Mafrici è uno che nella ristorazione ci sa fare e ce l'ho dimostrato negli anni con i locali. Quest'oggi proprio invece affronteremo la cucina casereccia, saremo proprio in questa grande famiglia che oggi ci dà la possibilità di raccontare, ovviamente, come dicevi tu, la tradizione, assaporare quelli che sono i sapori del territorio e come si fa sempre, ma soprattutto quest'oggi ci sarà una new entry nel nostro appuntamento, che sarà anche quella dello sport, perché rinasce ovviamente nel territorio di Drosi la squadra che mancava da tanto tempo, quindi ASD Drosi 2016 sarà la novità di questo anche appuntamento, che nel pomeriggio riprenderemo ovviamente nel campo sportivo per augurare così a questa squadra, che è una neonata rimessa in campo, un tanto successo e così magari possa riportare un po' il nome di Drosi nell'ambito regionale e non solo a livello calcistico. Quindi ci tocca fare anche il tifo per questa squadra, Alberto, prepariamoci. Esatto, incrociamo le dita, diciamo forza Drosi, perché quest'oggi sarà un appuntamento davvero importante con il Giffone, quindi una partita veramente sentita qui nel territorio. Naturalmente noi non saremo presenti solo, siamo presenti quest'oggi a Drosi, però saremo presenti anche in vari paesi, nei vari paesi che verremo chiamati, perché ormai con la nostra diretta web, con Facebook, la Graziano Tomarchio Production è presente dove ci sono, diciamo, gli eventi, dove veniamo chiamati. Esatto, anche perché non svediamo ancora, ma di appuntamenti live e non solo ce ne saranno tanti in questo 2017, appuntamenti nazionali, regionali, locali, ovunque voi vogliate creare un evento, avete un evento da raccontare, noi saremo presenti con le nostre telecamere. Chiunque volesse contattarci, naturalmente, per quanto riguarda Facebook, Graziano Tomarchio Production, per quanto riguarda il sito web, graziano-tomarchio.it. Buongiorno, è venuto a gustare un buon caffè? Sì, sono venuto da Giovanni qua a gustare un bel caffè. Diciamocelo, com'è questo caffè? No, è ottimo. Il signor Giovanni diceva che è un caffè che parla. Sì. Dice tante cose il caffè. Una delle tante, quale? Quella di arrivare sempre puntuali e prendere a degustare un caffè o un aperitivo? Certo, sì, anche quello, sì. Oggi parliamo, noi siamo qua con le nostre telecamere, non solo perché siamo stati chiamati dal professore Mafrici, ma perché quest'oggi abbiamo così il piacere di seguire la vostra neonata squadra, la SD, esatto. 2016 di Drosi. Sì, esatto, una squadra che è neonata, ma che c'è da sempre e continua a vivere. Quindi oggi saremo tutti presenti in questo stadio. Esatto, tutti presenti, sì. Il pronostico
SD Drosi 2016 Giffone, come sarà? Parliamo di risultato. Ma il pronostico sarà una bella partita. Io sono qui come, anche come sponsor della squadra SD Drosi. Io con la mia attività a Torrionova, Natur Parrucchieri, sono qui come sponsor per la SD Drosi. Quindi creeremo poi a fine partita anche il look, dato che esatto, il look dei giocatori. Certo, sì. Allora fatevi più belli con il nostro amico sponsor del Drosi e noi lasciamolo al suo caffè. Intanto quest'oggi forza Drosi. Ok, forza Drosi. Il profumo della buona salsiccia si sente. Come se si sente? È una carne tagliata a pezzettoni, vedo, non è la classica carne macinata dal tritacarne. Sì, infatti, questa non è carne macinata tipo come salsiccia normale. E quindi questa è una carne tagliata, come si fa, a pezzettini? È tagliato tutto a punta di coltello, come si faceva una volta. Una volta, esatto. Questa è la cosa buona, non c'è la macinatura che si fa in macelleria. Assolutamente no, al di là del tipo della carne, perché quando sono suini locali, naturalmente si prendono i migliori pezzi della carne per fare la salsiccia, non si mischia tutto quello che capita. Che non è un discorso commerciale, più di altro, ma è un discorso casereccio. La carne viene tagliata tutta a punta di coltello, esatto. Poi viene salata, mescolata, aromatizzata, lasciata riposare e poi viene insaccata. E poi viene insaccata nel classico budello. Classico il budello del suino stesso quando sono sufficienti. Esatto, adesso per evitare lavoro a livello industriale o nelle piccole macellerie, ormai lo sappiamo, utilizzano i budelli, quelli sintetici perché questi bisogna lavarli per bene, anzi in dialetto si dice strosciarli. Quindi la carne viene tagliata tutta a punta di coltello e naturalmente ha più sapore, sia in questo caso mangiandola fresca e sia se viene essiccata. Si amalgano meglio i sapori. Certo. Si amalgano meglio i sapori perché c'è bilanciato sia la parte grassa che quella. Bisogna stare attenti al sale pure. Esatto. Per esempio questi che sono salsiccia fresca e più di 25-26 grammi a chilogrammo di carne non si mettono. Esatto. Se la deve seccare, siccome durante l'esseccazione si perde dell'umidità e quindi anche del sale, bisogna mettere almeno 28-30 grammi al chilo. Al chilo. Siamo in compagnia del nostro fotografo ufficiale, Foto Video Nuccio, che quest'oggi mi ruba un po' la scena, perché di solito il degustatore ufficiale nelle trasmissioni, nelle cucine sono io. Quest'oggi abbiamo ceduto un po' il testimone al nostro fotografo. Intanto lo vediamo con un nodo di salsiccia appena cotto, da qui alla brace. Adesso vogliamo un giudizio. Quindi, assaggiare. Esatto, quindi svolgi il ruolo di assaggiatore ufficiale. Buona, ottima. Ottima, da fare il bis, insomma. Sì, anche il tris. Anche il tris. Quindi il nostro degustatore oggi ufficiale, Foto Video Nuccio, ha detto: diamo un voto a questa salsiccia. 10+. 10+, quindi siamo sicuri che questa salsiccia è buona. È ottima. L'abbiamo dato da chi di cucina se ne intende, quindi mi ruba anche un po' la scena. Il primo a fare la fila qui con un paninozzo, come si suol dire. Non è un panino questo, è mezzo chilo di pane. È mezzo chilo di pane. E un altro. È tutto a posto. Quattro salsicce, un bel paninone. Un mezzo litretto di vino e siamo a cavallo. E siamo a cavallo, per oggi la domenica è fatta a pranzo. Senz'altro. Allora non ci resta altro che augurarle buon appetito. Anche a lei, vi saluto. Ci troviamo a Drosi. Sì. Vedo che sei già con il marchio della nuova squadra. Sì, esattamente. Ma parliamo anche non solo di squadra, perché avremo tempo di parlare un poco di quella che sarà la partita di quest'oggi, ma parliamo un po' e facciamo conoscere attraverso te il territorio di Drosi e gli amici delle spettatori. Allora, io praticamente non sono proprio di Drosi, io sono di Gioia Tauro. È la prima esperienza che faccio qui a Drosi e devo dire che, a parte che è un territorio comunque di cultura, dove è tutta una famiglia praticamente, c'è una vera amicizia,
cioè tra di loro e anche per gli ospiti che vengono. Ad esempio io che sono di Gioia Tauro, mi fanno veramente parte integrante qua di Drosi, non ti fanno mancare nulla. Di accoglienza, sì, di calore, umanità. Esattamente, esattamente, sono veramente delle persone fantastiche. Tu quindi giochi, ho ben capito, nella squadra? Sì, sì, esattamente. Che ruolo hai? Sono attaccante. Attaccante. Abbiamo sentito un po' che quest'anno il Drosi zoppica un tantino. Cosa potremmo fare adesso, parlando tra amici? Se tu fossi per un attimo il presidente, cosa faresti per dare quella grinta in più alla squadra? Innanzitutto dare fiducia, perché comunque è il primo anno che dopo tanti anni fanno la squadra. Io sono nipote d'arte qui a Drosi, perché c'era mio zio che giocava a Drosi, e penso che la squadra comunque in sé non è una squadra che si deve ritrovare lì, ma in ben altre posizioni. Sono state delle partite in cui tra gli arbitri, tra noi stessi che comunque abbiamo sbagliato, però giustamente ora c'è tutto il girone di ritorno dove speriamo di fare punti a partire già da adesso, da oggi. Quest'oggi ci saremo anche noi a riprenderli, quindi vogliamo regalare una bella partita ai nostri amici telespettatori, perché riprenderemo i punti salienti di questa partita, quindi regalate una grande immagine di questa squadra. Una grande immagine e una grande vittoria, dai! Abbiamo fatto un giro un po', abbiamo visto la grande accoglienza che ci riserva il paese di Drosi con i suoi abitanti, ma facciamo anche un giro, perché Drosi, pur essendo piccolina, è molto concentrata, quindi non si fa mancare nulla anche a livello di attività commerciali. Noi stiamo facendo anche un giro in questa cartolibreria, giusto per prendere qualche cosina da portare poi ai nostri bambini a casa, e quindi siamo arrivati in questo accogliente locale. Che ne dici? Ma infatti molto piccolo, molto semplice, però non manca niente, Alberto. Poi c'è la titolare, che è una ragazza simpaticissima. E quindi vediamo cosa ci serve, Alberto, per adesso vedremo un pochino, intanto mentre le telecamere fanno delle riprese noi vediamo un pochino quello che poi possiamo portare a casa, anche per dire siamo stati a Drosi e abbiamo preso qualcosa. Intanto con noi abbiamo, io mi scuso se passo davanti alle nostre telecamere, abbiamo la titolare. Intanto buongiorno, con chi abbiamo il piacere di parlare? Mi chiamo Lucia, sono di qua di Drosi, da poco abbiamo aperto questa piccola attività giusto per inserire in più nel paese ciò che manca, comunque per attivarlo e perché no, per portarlo avanti, perché c'è stato un piccolo periodo in cui diciamo mancavano le cose importanti della giornata. Esattamente, esattamente. Via via lo stiamo avviando sempre meglio. Abbiamo inserito ciò che serve per la scuola, per l'ufficio, piccoli articoli di pelletteria, perché no? Per i compleanni, festoni, eccetera. Allora diamo un'idea di questo piccolo ma bel territorio che tra l'altro conserva la cosa più bella, che sono le sue tradizioni. Esatto. Quindi parliamo, facciamo una presentazione di questo piccolo, di questa piccola frazione di Rizziconi che molti non conoscono, quindi facciamola conoscere ai nostri telespettatori. Beh, appunto, essendo una piccola frazione, c'è da dire che è un bel paesino concentrato. A livello di accoglienza si può dire che non c'è mai mancata, perché cerchiamo di far sentire a proprio agio chiunque venga, specialmente nel periodo estivo, che si sa, sembra strano, ma è un paese anche di turisti, perché tanti si appoggiano a parenti, tanti trovano un piccolo alloggio in cui abitare. C'è il Pozzo, che anche se momentaneamente chiuso è sempre stato un ristorante molto attivo. Adesso c'è la Caritas, che in tutto il comune è l'unica, strano ma vero, l'hanno fatta a Drosi. Hanno fatto anche un altro centro di accoglienza, non so se siete andati, per immigrati. Hanno offerto anche tanto lavoro ai paesani, l'ASI, svolgendo vari progetti. Perché no? Per essere funziona come piccolo paese, è poco attivo ma buono, stiamo cercando di... Quindi potremmo dire pochi ma buoni e attivi. Sì, 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 assolutamente, su questo non ci sono dubbi.
Bene, noi ringraziamo la titolare. Intanto, Dominga, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, infatti, Alberto, come accoglienza posso solo confermare, perché è vero, sono molto ospitali e consigliamo di venire a trovare questo, di venire anche in estate, magari, come dice la titolare di questo, di questa cartolibreria, di venire in estate a conoscere e a visitare Drosi. Allora, Alberto, prendiamo qualcosa per l'ufficio, perché comunque manca, ne approfittiamo, qualche penna, matita. Esatto, anche, matita, perché, esatto, anche esatto, anche bene. Penna perché ci servono, che tu li perdi sempre. Io li perdo sempre. Prendiamo tre e facciamo, caro direttore, risparmiamo, altre tre ne abbiamo prese e risparmiamo. Esatto, vedi? Quindi non solo l'assortimento, ma anche la convenienza. È giusto, che al giorno d'oggi fa tanto, Alberto, ma è una ragazza che ci sa fare, penso che andrà avanti. Ho visto anche che ci sono borse, che noi donne giustamente piacciono, anche per, quindi accontenta anche l'uomo, accontenta tutti. Le ripeto, come ha detto all'inizio, semplice, piccolo, ma non manca nulla. Abbiamo con noi il professore Mavrigi. Professore Mavrigi, cosa bolle in pentola oggi? In pentola in questo momento poco, perché sta bollendo l'acqua, però già qualcosa è in stato di avviamento, come per esempio il sugo per il condimento della pasta e la arrostiera che stiamo preparando per arrostire la salsiccia, arrostire il capocollo di maiale e quanto di buono abbiamo cercato di prepararci. Drosi siete specialisti della tradizione. Anche perché in questo periodo è proprio il periodo dei suini, dell'uccisione dei suini per fare gli insaccati secchi, come per esempio il capocollo, la pancetta, le soppressate, la salsiccia, e quindi quello che mangiamo oggi mangiamo tutto genuino, cioè di suini che sono state macellate qui in zona. In zona, quindi oggi parliamo veramente di tradizione e di bontà a chilometro zero. Sì, tradizione sicuro, perché in questo paese di queste manifestazioni se ne fanno spesso, in particolare nel passato. In questo periodo ci stiamo un po' perdendo, ma io mi auguro che con la forza dei giovani, della società e di altre società culturali che ci sono nel paese, nel tempo possiamo riprendere nuovamente tutta quella cultura delle tradizioni del nostro paese che abbiamo avuto fino a poco tempo fa. Non ci perdiamo d'animo, anche se ci siamo persi un pochettino, perché non abbiamo più viabilità in questo paese, e quindi organizzare e portare gente in piazza è proprio difficile. Non abbiamo nessuna strada di comunicazione che possa arrivare a Drosi da Rosarno, da Gioia Tauro, da San Ferdinando, da Rigiconi e così via. E questo è una pecca che praticamente vi isola un tantino dal resto della piana. Purtroppo sì, ma noi oggi siamo qui grazie alla società di calcio ASD Drosi 2016, che eppure da 10 anni che eravamo rimasti senza calcio qui a Drosi, e questi giovani si sono animati di buona volontà e dopo 10 anni sono riusciti a riformare la società e quindi ad avere una squadra. E noi oggi vogliamo farlo sapere a tutti attraverso le vostre immagini, attraverso le vostre riprese. Professore, parliamo un po' del menù che lei oggi ci ha preparato per allietare i nostri palati. Sì, per quanto riguarda il primo potete anche constatarlo voi stesso, la pentola è quasi in ebollizione, il sugo è già pronto e il piatto che andremo a preparare è la struncatura, che in Calabria è conosciutissima. Nella nostra piana in particolare, questa struncatura, non so se lo sapete, è un tipo di pasta particolare, scura, fatta con la farina e la crusca, diciamo, no? Una volta era il mangiare dei poveri, perché non si potevano permettere di comprare la pasta normale, come tipo la Barilla o altre, la pasta raffinata, e mangiavano anche loro questa pasta, addirittura, che veniva fatta con la farina di carrube e che veniva utilizzata per darla da mangiare ai cavalli. Oggi la mangiamo noi, naturalmente, in modo molto ma molto più raffinata, e il sugo
sugo viene preparato con le acciughe, filetti di acciughe naturalmente, dell'olio extravergine di oliva, delle olive snocciolate, e quando è tutto pronto, quando è tutto ben amalgamato, la pasta viene amalgamata con questo sugo e saltata in padella a fuoco lento sul gas. Naturalmente, mentre viene saltata, a parte c'è già preparato un altro prodotto, che è la mollica secca, che viene messa in padella e viene sul gas un pochettino abbrustolita. Così, un po' tostata, viene messa poi assieme al sugo, assieme alla pasta, e viene mescolato tutto assieme, e a questo punto non possiamo dire che buon appetito. Perfetto, è stato veramente molto esauriente, abbiamo fatto sicuramente arrivare anche l'acquolina in bocca ai nostri amici, ai telespettatori. Non ci resta altro che poi sederci a tavola e raccontarvi dopo il risultato di questa nostra giornata, che prevede la prima parte un po' di relax, ma nel pomeriggio sarà la parte dedicata allo sport di questa squadra che rinasce a Drosi, la SD Drosi 2016. Pensarci in tempo vuol dire tranquillità e risparmio. Rizzo Assicurazioni, tutta la sicurezza che cerchi per te, la tua famiglia, la tua attività. Le più convenienti polizze RC Auto, RC Professionisti, polizze volontariato, polizze viaggiatori. E poi tutte le migliori polizze per il ramo vita, pensione, risparmio, protezione, investimento, tutta la famiglia, persona, casa, patrimonio, impresa. Rizzo Assicurazioni, un punto di riferimento indispensabile per la tua tranquillità. Chiamaci per un appuntamento e un consiglio professionale. Rizzo Assicurazioni SAS, Agenzia Generale di Rizzo Antonello, Gruppo Cattolica, Via Generale Tommaso Virdia numero 12, a Varapodio, Reggio Calabria. Telefono 0966 81 746, varapodio@cattolica.it. Seguici su Facebook, Rizzo Assicurazioni. Graziano Tomarchio Productions firma i tuoi successi con il servizio giusto per te. Spot audio video televisivi, documentari, campagne promozionali aziendali web e televisive, redazionali per aziende, dirette web, riprese per eventi e format televisivi, noleggio internet satellitare, servizi fotografici con stampa immediata, campagne pubblicitarie con mezzi a vela. Graziano Tomarchio Productions. Contatti, pagina Facebook Graziano Tomarchio, 348 082 9948. News, video, notizie in anteprima, eventi, tutto questo è Calabria Reportage, un sito capace di soddisfare il tuo bisogno di informazione. Uno spazio in continua evoluzione che raccoglie aggiornamenti, servizi multimediali, approfondimenti e backstage. Calabria Reportage è la finestra che aspettavi sulle notizie. Calabria Reportage, l'informazione in un clic. Stiamo scolando così la pasta, siamo pronti ormai a togliere tutta l'acqua, lasciare la pasta che poi sarà messa in padella col condimento e quindi poi pronta ad amalgamarla e a servirla in tavola. Professore, ormai siamo pronti? Eh sì, siamo proprio alla fine. Agli sgoccioli. Sgoccioli, infatti stiamo sgocciolando. Stiamo sgocciolando l'acqua. Siamo proprio agli sgoccioli. Agli sgoccioli. Io dico che potete avvisare di prendere posto, perché lo sapete, la tavola è pronta, è tutta apparecchiata. È già imbandita la tavola. È già imbandita, potete... Adesso andare. Vediamo un pochino, così facciamo vedere. Esatto, a scolare. Esatto, anche perché la parte più bella sarà quella poi di mettere nella padella assieme al condimento la pasta e quindi lasciare amalgamare i sapori per poi degustare veramente questo piatto della tradizione che è la struncatura.
Il tutto si svolge naturalmente in maniera genuina, come si diceva una volta, proprio siamo qui in questa stanza dove è stata imbandita una cucina d'emergenza perché la pasta è tanta e quindi nella cucina di casa non si sarebbe potuto realizzare il tutto. La pasta è pronta adesso per metterla nella padella assieme al condimento. Un momento importante quello adesso è quello di amalgamare tutti e due i sapori della buona pasta della tradizione e del sugo che lei ha sapientemente cucinato e reso veramente appetibile. Professore, gli odori di questa pasta non li possiamo così far notare ai nostri amici telespettatori, ma sicuramente i profumi che ci sta regalando sono un'emozione per il palato. Ormai è veramente pronto, siamo, come potremmo dire, alla battuta conclusiva della preparazione. Sì, dobbiamo solo aggiungere un po' di mollica che per la verità doveva essere abbrustolita, però qui sapete siamo in un diciamo in una fase d'emergenza. Non proprio d'emergenza, però non era possibile, ecco, avere altri fornelli e quindi abbrustolire la mollica secca naturalmente, che adesso uno la cosparge sulla pasta e l'aiutante cuoco naturalmente sta mescolando per amalgamare bene bene. Se volete osservare una cosa, io ho lasciato da parte un po' di sugo, vedete, di pomodoro già preparato. Questo perché? Perché se mi capita di farla troppo secca posso aggiungere un po' di sugo per renderla amalgamata proprio come si deve al 100%. Diciamo gli ingredienti che abbiamo utilizzato per preparare il sugo della struncatura. E le acciughe, il pomodoro preparato preventivamente, naturalmente pomodoro fatto in casa, cioè la cosiddetta passata di pomodoro preparata in casa, dei pomodori secchi tagliati e sminuzzati a pezzettini e delle olive verdi snocciolate. Naturalmente l'olio extravergine d'oliva, che è quello, è l'ingrediente principale prodotto naturalmente da noi. Ecco, eccolo qui, se lo vedete, proprio extravergine di oliva. Adesso è il momento importante perché stiamo portando ovviamente la pasta già cotta e già amalgamata con il proprio sugo, pronta da servire in tavola. La tavola è già imbandita e naturalmente i profumi arrivano. Certo che arrivano i profumi, si sente, no? Profumi che stuzzicano l'appetito. Molto, direi. Adesso un buon aperitivo. Più che aperitivo, questo adesso non si vede l'ora di metterla sul tavolo e mangiare e assaporare questo buono piatto che ha fatto il professore. Quando si parla di prodotti della tradizione, beh, neanche a farla apposta, su questa meravigliosa tavola imbandita, oltre alla struncatura abbiamo il formaggio pecorino che la fa da padrone, assieme alle ricottine fresche, delle quali ovviamente si parlava in precedenza con il professore Mavrici. Adesso tutto è arrivato, tutto è pronto, la tavola è imbandita, adesso non resta altro che sederci a tavola e dare così soddisfazione a questa tavola imbandita, al professore Mavrici e naturalmente a tutti gli amici della squadra del Drosi che siederanno con noi in questa tavola imbandita. Beh, veramente io gli odori mi hanno stuzzicato, ovviamente sai il palato, anche se tu e già il fotovideo Nuccio avete già cominciato assieme alla segretaria di produzione a degustare. Cioè, Alberto, non si dice, comunque auguriamo quindi a tutti un buon appetito, poi vi faremo sapere. Rimanete con noi. La Calabria e sti luvanto non c'è nessuno non più bella rita. Quando la guardai restai per canto, oggi la canto una sirenatella. Risorge la squadra di calcio a Drosi e nel 2016 nasce
o per meglio rinasce. Rinasce. ASD 2016 Drosi. Eh sì, dopo tanti anni che non c'è qua la squadra, abbiamo creato un paio di amici, abbiamo creato questa squadra. Con tante difficoltà, perché con le nostre forze abbiamo creato questa squadra, perché il comune non ci aiuta, quindi non abbiamo aiuto dal comune, perché sono arrivati anche i commissari, ora non hanno più soldi nelle casse comunali, quindi non ci aiutano, e quindi con difficoltà stiamo andando avanti con questa squadra e cercheremo di finire il campionato nel migliore dei modi. Nel migliore dei modi, quindi non solo l'aspetto economico, ma anche l'aspetto dei calciatori, perché bisogna anche reperire la forza che scende in campo. Eh sì, è vero. Anche quello diventa un problema? Eh sì, è vero. Perché parliamo un po' di questa formazione, come nasce e quando? La formazione della squadra? È nata a maggio. Abbiamo fatto una riunione dai ragazzi e abbiamo creato questa squadra. Che età hanno i ragazzi che si approcciano alla squadra ASD Drosi 2016? Beh, partono dai 17 anni ai 40, 41. Quindi una squadra mista, sì, mista. Nell'età e nelle condivisioni. Nelle condizioni, sì. Parliamo un po', so che quest'anno ancora il campionato è a difficoltà a partire nella vostra squadra. Eh sì, beh, essendo il primo anno e quindi abbiamo difficoltà a creare questo gruppo di giocatori compatti. Il rodaggio è duro. È duro, durissimo, durissimo. Oggi è l'ultima giornata di andata, quindi giochiamo con il Giffone, quindi cercheremo di vincere questa partita. Quindi oggi, che ci manca da molto, la vittoria. Oggi parleremo di calcio, lo faremo a 360 gradi, anche perché con le nostre telecamere cercheremo di dare un'impronta di quella che è visiva, di quella che è la vostra squadra che oggi scenderà in campo qui a Drosi. Eh sì, oggi vediamo come andrà a finire questa partita, perché siamo un po' tesi veramente oggi, perché abbiamo vinto solo una partita, quindi cercheremo di vincere la seconda, speriamo. Cerchiamo di darvi il supporto morale ed emotivo affinché la vostra squadra oggi possa scendere in campo con la grinta giusta. Perché venerdì abbiamo fatto un ottimo allenamento, io ho detto ai ragazzi che c'è telespazio, quindi di cercare di motivarli e di dare tutto l'anima che hanno dentro. Un po' di adrenalina in più. Infatti, sì. Professore, adesso siamo sul campo di gioco, oggi Giffone ASD Drosi 2016. Intanto, prima della partita, prima dello svolgimento che noi andremo a filmare e a raccontare attraverso le nostre telecamere, diamo un pronostico. Il pronostico per noi dovrebbe essere categorico, perché oggi è necessaria una vittoria per rincuorare i nostri tifosi e dare vitalità a tutta la squadra. Abbiamo bisogno di punti e sicuramente oggi ci riusciremo. Punti non ospedalieri. No, di punti in classifica. Abbiamo solo 5 punti perché abbiamo fatto 2 pareggi e una vittoria. E purtroppo avremmo potuto fare altri 2 pareggi, però non è stato possibile. Noi non vogliamo, come non siamo abituati a fare discorsi contro l'arbitraggio, però avremmo potuto avere qualche punto in più, ma noi siamo all'inizio e quest'anno che abbiamo ricostruito questa nuova società con tanti sacrifici e vogliamo soltanto divertirci grazie allo sport. Stamattina c'era qualcuno in paese che dava invece la sconfitta alla squadra, perché diceva che il pronostico era contrario di 2-1 nei confronti del Giffone. Intanto sentiamo qualcuno qua degli addetti. Ben augurante quindi il pronostico. Ringrazio i tifosi ottimisti. Ma noi siamo ottimisti e andiamo avanti lo stesso. Cerchiamo di divertirci. Quest'oggi, essendoci noi con le nostre telecamere della Graziano Tomarchio Production, sicuramente ci sarà un minimo di adrenalina in più in campo. Speriamo che i ragazzi diano il 100%. Fino a oggi lo hanno sempre dato. Quindi non disperiamo. Comunque è dalle negative
creatività che arriva, poi ovviamente alla maturità anche di una squadra, perché ovviamente sappiamo che siete in fase così diciamo di rodaggio, di costruzione. Sì, infatti. Quindi... Noi siamo una matricola per il campionato, era da tanti anni che manca il calcio a Drosi, lo abbiamo riportato con tanti sacrifici, con l'impegno di tanti ragazzi che ci stanno accompagnando in questa avventura, e andiamo avanti per la nostra strada. Speriamo in un futuro più roseo. Siamo con l'allenatore del Giffone, intanto facciamo un pronostico della giornata. Un incontro scontro tra Giffone e naturalmente Drosi. Sì, sì, sì. Noi oggi vogliamo i 3 punti perché puntiamo ai playoff. Siamo a 3 punti dai playoff e siamo venuti qua per vincere. Per vincere. Anche quest'oggi il Drosi darà sicuramente il meglio di sé, perché anche il Drosi ha bisogno di punti. Sì, certamente, è una squadra ostica, con una tradizione abbastanza importante e dura. Importante, quindi sarà una partita abbastanza dura. Quindi avremo la suspense e l'adrenalina sino al 90esimo. Sì, sì, anche fino al 95esimo. Perché giochiamo anche sui minuti di recupero, naturalmente. Sì. Abbiamo perso partite nei minuti di recupero, quindi ci sono anche minuti di recupero. Esatto, e va bene, gli ultimi saranno i primi, vedremo quest'oggi chi tra voi due riuscirà a spuntare i 3 punti. Ma parlando di un pareggio, come andrebbe al Giffone? No, un pareggio non va bene. Non va bene. Siamo venuti per vincere. O si vince o si perde. Sì. Cioè, giochiamo fino all'ultimo, attaccando come stiamo facendo anche nelle partite precedenti, non solo oggi. Però purtroppo qualche risultato è venuto a mancare. Vabbè. Proprio. In bocca al lupo e, come diciamo noi, vinca il migliore. Crepi, grazie. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna come, you well prepare, and no, mama, you never said tear, cause you have said things year after year, and you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare. When the pops disappear in a wrong bar, can't find him nowhere. Steadily your workflow, everything you know, so you're not stop, no time for your dear. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, così il Drosi ha conquistato i 3 punti prima della chiusura di quello che è il primo tempo. E speriamo di mantenerli. Abbiamo acquisito questi 3 punti alla fine del primo tempo, ma speriamo di mantenerli fino alla fine, perché era l'unico risultato che noi vogliamo. Stay up there, stay up there. Your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Rock-a-bye, baby, rock-a-bye. Rock-a-bye, rock-a-bye, rock-a-bye. I'm gonna rock you, rock-a-bye, baby, don't you
Pensarci in tempo vuol dire tranquillità e risparmio. Rizzo Assicurazioni, tutta la sicurezza che cerchi per te, la tua famiglia, la tua attività. Le più convenienti polizze RC Auto, RC Professionisti, polizze volontariato, polizze viaggiatori. E poi tutte le migliori polizze per il ramo vita, pensione, risparmio, protezione, investimento, tutela famiglia, persona, casa, patrimonio, impresa. Rizzo Assicurazioni, un punto di riferimento indispensabile per la tua tranquillità. Chiamaci per un appuntamento e un consiglio professionale. Rizzo Assicurazioni SAS, Agenzia Generale di Rizzo Antonello, Gruppo Cattolica, Via Generale Tommaso Virdi a numero 12, a Varapodio Reggio Calabria. Telefono 0966 81 746, varapodio@cattolica.it. Seguici su Facebook, Rizzo Assicurazioni. Graziano Tomarchio Productions firma i tuoi successi con il servizio giusto per te. Spot audio video televisivi. Documentari. Campagne promozionali aziendali web e televisive. Redazionali per aziende. Dirette web. Riprese per eventi e format televisivi. Noleggio internet satellitare. Servizi fotografici con stampa immediata. Campagne pubblicitarie con mezzi a vela. Graziano Tomarchio Productions. Contatti, pagina Facebook Graziano Tomarchio, 348 082 9948. News, video, notizie in anteprima, eventi, tutto questo è Calabria Reportage, un sito capace di soddisfare il tuo bisogno di informazione. Uno spazio in continua evoluzione che raccoglie aggiornamenti, servizi multimediali, approfondimenti e backstage. Calabria Reportage è la finestra che aspettavi sulle notizie. Calabria Reportage, l'informazione in un clic. Un appuntamento con la signora Mimma e con la sua cucina quest'oggi, sempre qui a Palmi di Reggio Calabria, ma oltre alla signora Mimma che oggi ci darà così un saggio della sua bravura illustrando tutto ciò che quest'oggi ha messo in tavola, perché siamo abituati a vedere la signora Mimma armeggiare dietro i fornelli, quest'oggi una trasmissione, un angolo della cucina dedicato un po' alla tradizione, dove abbiamo imbandito una meravigliosa tavola che racconterà un po' la cucina della tradizione. Naturalmente il merito è della signora Mimma, però non dimentichiamo chi affianca la signora Mimma dietro i fornelli, che ha dato veramente grande mano a realizzare tutta questa tavola imbandita. Abbiamo con noi Paolo. Buongiorno a tutti. E allora Paolo, parliamo anche con te. Ti sei divertito insieme alla signora Mimma ad armeggiare dietro i fornelli a preparare tutta questa tavola imbandita? Sì, mi sono divertito, ho trapreso tante cose grazie a Mimma. Siamo divertiti un po' a vedere tante cose antiche che non sapevo io. Da quanto tempo sei al fianco della signora Mimma a scoprire un po' tutti i trucchi di questa buona cucina? È da 1 anno e mezzo ormai che sono dietro a lei, mi sto imparando tante cose grazie a lei, tante di queste qua cose antiche. Perfetto, quindi sicuramente sarai, man mano che l'esperienza insegna da parte della signora Mimma, sicuramente sarai un valido aiuto e un futuro chef di questo meraviglioso ristorante che abbiamo qui in provincia di Reggio Calabria. Bene, detto questo, noi adesso invece facciamo una bella chiacchierata con la signora Mimma, che quest'oggi ha reso la tavola imbandita un po' più particolare, più dettagliata. Signora Mimma, intanto cominciamo
Intanto le do il buongiorno, il benvenuta all'interno di questo angolo nostro della cucina, sempre con la produzione del lato Marchio Management. Ma parliamo, descriviamo un po' ciò che lei ha preparato e ha messo sul tavolo quest'oggi. Tanto che siamo in autunno e arriva anche l'inverno, ho voluto preparare dei piatti, come ben vedete, con i gusti antichi, come cucinava mio padre, di cui vedevo tante cose che faceva, cucinava lui a casa mia, quindi io no, mia madre no, quindi cucinava abbastanza bene. E ho preso delle sue ricette, come cucinava alcune cose, e ho preparato un po' tutto così, poi assaggiamo. Signora Mimma, a me questa tavola così imbandita mi incuriosisce, oltre che a stuzzicare le mie papille gustative. Io ho notato, tra le tante cose, ho notato anche le patate con la buccia, con la cipolla, con un po' anche di pancetta. Che ricetta è? E quella mi ricordo quando ero piccola che li cucinava sempre mio papà, però metteva il grasso lui, la pancetta abbastanza grassa, io ci ho messo la pancetta normale, però mi ricordo abbastanza bene che li preparava lui e allora l'ho preparata anch'io. Spieghiamo un po' nel dettaglio, questo era un piatto una volta un piatto povero che oggi invece diventa un po' un piatto ricercato della tradizione. È saporito. Sicuramente degli ingredienti sì. Una volta c'era il grasso, le diceva, adesso invece c'è la pancetta, quindi... C'è anche che quando tu prendi sempre le patate grosse, poi ti rimangono le piccoline. Allora le piccoline le usiamo così. Quindi le piccoline le tagliamo, spieghiamo il procedimento. Si lavano con tutta la buccia, poi si tagliano a fettine, si soffrigge cipolla, pancetta e si mettono le patate. Le ricette non è che sono difficilissime, sono nella sua semplicità, però hanno un sapore eccezionale. Io ricordo bene, ancora ricordo il gusto di come cucinava mio papà, perché cucinava con tanto amore e passione. Sicuramente lo stesso amore e la stessa passione che lei riserva nella cucina, dedicandola un po' a tutti coloro che vengono al suo ristorante. Certo. Quindi anche questo, l'amore per la cucina, la passione, danno quel tocco in più che fa sicuramente la differenza a parità di ricette e di cucina. Ma io ho preparato tante cose che faceva mio padre, quindi... Adesso intanto cominceremo un po' più a dare un ordine a questo tavolo, scoprendo pian pianino tutto quello che lei ha preparato. Okay. Partiamo con ciò che ci troviamo magari subito alla nostra sinistra. Scelga lei un piatto dal quale cominciare. Ho fatto la trippa con i fagioli cannellini. Ecco, è un piatto che l'ho visto cucinare a mio padre e quindi ho usato la sua tecnica. Semplice e gustosa. Vogliamo dare una spiegazione perché questo abbinamento che lei ha scelto di fare come trippa e cannellini? Vabbè, si può fare anche con le patate, si può fare la trippa al sugo, uno la può cucinare come vuole, non è che c'è un modo solo di cucinare come gli piace. Io l'ho voluta fare oggi con i cannellini. Un piatto diciamo invernale questo? Sì, autunnale e invernale, sì, nelle giornate fredde si mangia una bella zuppa. Ci riscalda. Ci dà ancora un tocco. Quello non deve mancare mai. Mai. Quello non deve mancare mai. Nel nostro percorso, nel nostro angolo della cucina, e tiriamo un altro piatto della tradizione. Qua ci sono i zuppa di borlotti con la salsiccia. Ci vuole perché la salsiccia è il periodo invernale, quindi con nodine di salsiccia ci vuole. È un primo e un secondo contemporaneamente. Sì, sì, perché è completo, carboidrati e proteine. Carne e grassi, quindi insieme. Bene, andiamo ancora avanti. Qua noto una curiosità, ho visto che sui ceci le ha messo delle castagne. Sì, ho voluto fare questa zuppa di ceci con le castagne bollite. Oggi ho preparato delle zuppe con tanti abbinamenti diversi per far vedere che si possono abbinare tanti gusti, tanti ortaggi con legumi, con le proteine. Basta variare tutto. Qualche prodotto, sì. Il sapore cambia. Diciamo, cambia e quindi abbiamo un'altra nuova ricetta. Basta poco quindi basta per variare. Basta pochissimo, sì. Continuiamo ancora, scegliamo un'altra zuppa che io vedo da col pane sì. Tostato di sopra. A me piace preparare le zuppe, come mi piace preparare anche i pesti. Poi le spiego, gli dirò. Allora, questo ho fatto una zuppa di lenticchie che è a base di un soffritto tutto di carote, patatine, patate a tocchettine, e sedano e cipolla. Poi metto le lenticchie a soffriggere,
aggiungo brodo vegetale, tempo di cucinare, poi la metà la frullo e metà la lascio. Poi metto del pane fritto, un goccio d'olio d'oliva Evo e via, è da mangiare, è buonissima. Bene, abbiamo scoperto la prima parte, quella delle zuppe. Adesso abbiamo anche la zuppa, ho voluto cambiare anche, fatto la zuppa di, scusate se passo davanti, ho fatto la zuppa anche di cannellini e una vellutata. Diciamo, una vellutata? Sì, per dare ancora un tocco particolare. Sì. Continuiamo il nostro viaggio in questa meravigliosa cucina che quest'oggi ci stupisce ancora di più con la tradizione. Vediamo cos'altro ci ha preparato la signora. Allora, qua abbiamo l'anduia che mio papà preparava, anche lui quando avevamo i maiali, quindi preparava l'anduia, preparava i salumi. Vabbè, queste non sono di quelle di mio padre. Esatto. Però sono salumi, quindi parliamo di prodotti a chilometro zero. E si può abbinare la pasta filea con un sugo di nduja, che sono eccezionali. Vedo anche una parmigiana. La parmigiana non poteva mancare, quindi l'ho fatta rossa, ma un po' macchiata, di cui anche ho fatto la parmigiana, se saltiamo un attimino, di zucchine, che è bianca. A me piacciono le salse bianche. E l'ho voluta fare bianca, che è gustosa. Vediamo due tipi di parmigiana diversa, una fatta con le melanzane rossa, una invece fatta in bianco con la zucchina. Parliamo un po' di come le realizziamo, qual è la loro differenza anche nei sapori, in ciò che ha messo dentro. Allora, il procedimento è uguale, con la frittura delle zucchine, della mollica, la mozzarella, il basilico, i profumi, gli aromi. È solo che l'ho fatta bianca, senza pomodoro. Ecco. Naturalmente le ha fatte al forno? Sì, sì, certo. Le melanzane, zucchine sempre fritte, poi cucinate al forno. Cucinate al forno. Bene, continuiamo ancora per vedere un po' cos'altro abbiamo in tavola da far venire l'acquolina ai nostri amici telespettatori. Qua è la peperonata fatta in padella con la cipolla, come faceva mio padre. E la cosa bella è che quando si passa sulle strade, no? Specialmente quando è in estate, è bello che quando tu passi senti quel profumo dei peperoni, arriva anche molto lontano e ti stuzzica l'appetito. Anche qua succede la stessa cosa, perché tutto quello che voi vedete, cari amici telespettatori, è tutto ancora caldo, quindi i profumi sono l'unica cosa che non riusciamo a trasmettervi attraverso le immagini dei nostri cameraman, ma vi assicuro che vi invoglia di abbandonare tutto e di dedicarsi un po' alla degustazione e a piluccare un po' tutte queste bontà che oggi la signora Mimma ci ha fatto trovare sul tavolo. Signora Mimma, continuiamo, vedo anche delle castagne già bollite. Le castagne si possono usare sia come primo, come secondo e anche come dolce, quindi abbiamo messo pure che si possono fare abbastanza bene degli abbinamenti sia come prime che come seconde, ecco. Il peperoncino del quale parlavamo non manca mai anche su questa meravigliosa tavola. E poi cos'altro tiriamo fuori? Pomodori secchi che io quando ero ragazzina me ne facevano tagliare tanto e mettere a seccare, che mamma mia ancora anche qua il ricordo diciamo che sono tutti, è un buffet di ricordi, esatto, ecco. Potremmo definirla la tavola di ricordi nell'angolo della cucina. Quindi andiamo avanti con i suoi anche ricordi, con i chiodini che mio papà quando tornava dalla campagna trovava dei chiodini e mi metteva a pulire, a sistemare, quindi dei chiodini, esatto, che si trovavano negli il buon uvetti. Pane di grano, il biscotto, certo, fatto in maniera forno a legna, quindi un buon profumo, e abbiamo fatto anche le friselle, no? Quindi da gustare, la caponata. Andiamo avanti, signora, vediamo un po'. Io vedo anche delle meravigliose olive. Insomma, c'è tutto, non ci facciamo anche. Ho fatto anche nulla. Il pesto di pistacchio, è buonissimo. Si può usare con i funghi porcine, con le castagne, e si può abbinare. Il pistacchio si può abbinare anche su un buon pane tostato. Pesto di pistacchio, di cui faccio anche il pesto di noce. Mi piace dedicarmi a questi sapori,
questi sapori intensi, intensi, quindi sì, sia quello appunto, come diceva lei, del pistacchio, che che anche quello di noce, quindi realizza un po' tutte queste cremine, tutti questi condimenti da mettere anche, come vedete, io sono legata un po' alla tradizione, non alla cucina moderna, si cerca di fare, quindi il mio valido aiuto. Valido aiuto. Ha imparato tante cose oggi, come si cucinava una volta, ecco. Esatto, perché lui è per la cucina moderna. Io ma esatto, ma anche se Paolo sicuramente per la cucina moderna, la cosiddetta nouvelle cuisine, beh, la nouvelle cuisine non è altro che una rivisitazione della tradizione, quindi si deve partire sempre dalla tradizione per arrivare poi alla nouvelle cuisine, quindi sicuramente Paolo farà una grande esperienza e sarà sicuramente poi uno dei futuri chef che avrà modo di rivisitare al meglio anche questi piatti che lei dalla tradizione riesce a tirar fuori. Continuiamo. Abbiamo, vediamo, le nostre olivette calabresi, questi piccoli, neri, eccoli là. E poi quest'altro qua, pianote. Ecco, poi questi qua sono quelli che di solito facciamo, non quelli neri perché macchiano, ma questi qua un po' verdino e marroncino che facciamo la... Indovina? Sicuramente un piatto della tradizione anche questo. Cosa? la nostra pasta della piana, che non poteva mancare la stroncatura. Anche perché le olive aiutano nei sapori forti nel bilanciamento del gusto della stroncatura. Assolutamente sì. Vedi, ho indovinato, anche io a furia di frequentare sia lei che i ristoranti ho imparato qualcosa, quindi imparo anch'io ogni volta qualcosa di nuovo dalle vostre meravigliose ricette. E allora, cos'altro manca per completare un po' questa tavola imbandita? Eccoci qua, non poteva che esserci dolce. E i peperelli. Come si suol dire, dulcis in fundo. Eh sì, ci vuole, a fine pasto ci vuole anche un dolce un po' grezzo, però buonissimo. Esatto, poi abbiamo visto che queste piperelle sono colorate. Abbiamo fatto al peperoncino, anche nel dolce, al cioccolato bianco e al cioccolato normale, fondente. Qua, quindi abbiamo spaziato nei gusti. Paolo, a me non resta altro che farti un augurio veramente sincero, quello di fare veramente tanta strada nel mondo della cucina, perché alle spalle hai Manforte, con una donna che di cucina, soprattutto della tradizione, ne sa veramente tanto, quindi per le tue rivisitazioni della futura nouvelle cuisine sicuramente avrai tanto da dire anche tu nel tempo. Sicuramente ti seguiremo noi poi nel tempo anche con le nostre telecamere per capire quello che hai appreso e quello che tirerai fuori con la tua sapienza in cucina. Bene, io prima di congedarmi con lei, signora Mimma, che è stata veramente fantastica quest'oggi, ci ha accolto in maniera veramente spettacolare, ha dato un'immagine, un colore a una tavola imbandita che ci ha veramente letteralmente stupiti. Prima di concludere questo appuntamento è doveroso parlare anche con il nostro amico, il signor Franco, il marito della signora Mimma, anche perché sappiamo che il ristorante, oltre ad avere una buona nomea per la cucina, che naturalmente parla da sé con le inquadrature anche quest'oggi, abbiamo anche da fare una comunicazione, perché questa attività ha ricevuto un premio importante. Sì, è vero, abbiamo ricevuto per il secondo anno consecutivo il premio Gusto Calabro. Come avete potuto vedere, la chef prima ha illustrato tutto quello che si può fare al ristorante La Collina, e quindi per la seconda volta siamo stati premiati. Sicuramente a breve faremo una cena alla consegna del premio, prima Natale sicuramente, non sappiamo la data, però comunicheremo ai nostri clienti il tutto. E quindi prima Natale questa grande sorpresa per festeggiare questo grande avvenimento, questo grande premio meritatissimo in cucina qui alla Collina. Abbiamo con noi anche un altro personaggio al quale io mi avvicino un attimino, perché è il presidente dell'associazione professionale Cuochi Calabresi, il signor Giuseppe Sgro, che noi abbiamo il piacere ogni volta di intervistare, anche perché il signor Giuseppe Sgro fa parte anche di una dei cuochi di Escoffier qui in Calabria, quindi una persona che di cucina ne sa tanto e ha sempre modo di deliziarci con qualche sua novità.
Beh, le novità sono essere qui alla collina, perché effettivamente, come diceva Franco, è qualcosa di unico e di quello che fanno per tutti i prodotti tipici del territorio. Parlando di Escolafè, noi siamo i responsabili da quasi 20 anni per la Calabria, dove andremo a fare una grandissima rassegna, siamo i rappresentanti di Malta, i primi di marzo saremo a Malta per organizzare una grandissima manifestazione che viene subito dopo l'Assemblea Internazionale che verrà a Parigi. Quindi anche questi sono appuntamenti dove i cuochi calabresi danno una grande rappresentazione di professionalità nella cucina. Parlando di prodotti tipici, i cuochi calabresi, senza offesa a tutti gli altri, sono tra i primi, perché abbiamo dei prodotti quasi unici dove possiamo spaziare. I nostri chef, e Mimma è bravissima, qui la collina sono tra i primi, hanno sempre creduto su questo e i premi che gli vengono dati sono meritati, strameritati secondo quello che loro fanno regolarmente ormai da 30 anni, diciamo quasi da 30 anni, manca poco per 30 anni. Anche quest'oggi abbiamo cercato di raccontarvi in questo nostro angolo della cucina la bontà dei prodotti calabresi con la magica interpretazione e diciamo messa qui sull'imbandito tavolo del ristorante assieme alla signora Mimma e al signor Franco, nonché al signor Giuseppe Sgro in rappresentanza dei cuochi calabresi. Naturalmente questo è solo uno dei nostri appuntamenti, perché di altri appuntamenti qui dal ristorante alla collina ne avremo ancora un paio, quindi continuate a seguirci e a scoprire quelle che saranno le altre proposte della signora Mimma, del signor Franco e dei cuochi di Escoffia. Per il momento, ma dico solo per il momento è tutto, continuate a seguirci perché avremo ancora tanto a raccontare.